Ciao, benvenuto a questo nuovo video. Come sai, siamo specialisti del vendere case, quindi anche oggi parliamo di un qualcosa che è inerente alla vendita e anche l'acquisto di un'abitazione. Un argomento complementare ma importantissimo, perché parto dal presupposto che la maggior parte delle compravendite immobiliari residenziali in Italia contengono poco o tanto un finanziamento. Poi sappiamo che ce ne sono diversi tipi, conosciamo tutti il mutuo, ma ce ne sono anche di altri tipi. E oggi ho voluto qui con me per una intervista molto pratica, come nostro modo di fare, Stefano Berna. Benvenuto Grazie, Stefano. Stefano. Stefano e Stefano, quindi facciamo la doppia copia. Esatto. Stefano è un mediatore creditizio, quindi un professionista nel seguire le persone nell'ambito creditizio, quindi sia mutui, il nostro tema Esatto, principale, assolutamente. ok, ma anche altri tipi di finanziamenti. Stefano ha una bellissima esperienza nell'immobiliare, anche in aree affini, e quindi ha la capacità di vedere non solo dal suo punto di vista, ma anche dal punto di vista del cliente venditore, di quello acquirente e dell'intermediario immobiliare per consigliare la miglior soluzione. Assolutamente sì, Ok, parlaci 2 minuti della tua figura nello specifico, Stefano. ma la mia figura è una figura di altissimo livello professionale, non per farmi, come posso dire, onore, ma di fatto è quello che ci contraddistingue sul mercato di fronte al cliente. Il cliente che noi incontriamo, che io incontro, è un cliente che ha delle necessità ben precise nella ricerca dell'immobile, legate chiaramente all'ottenimento di un Di un finanziamento. finanziamento. Esatto. E per cui di che cosa ci occupiamo? Incontriamo questo incontro, questo cliente, gli facciamo, a me piace definirla la fotografia reddituale, no? Perfetto. Una fotografia dove conosco e mi faccio conoscere dal cliente per poi ottenere quello che è un risultato di una proposta finalizzata al suo vestito, a quale sua necessità. Abbiamo la fortuna di avere convenzioni con 30-35 banche, significa avere la possibilità di mettere sul tavolo delle proposte, non una proposta, ma bensì più di una proposta, e finalizzata chiaramente alla migliore, quella che serve al cliente stesso. Perfetto, quindi proprio Stefano l'ha espresso proprio bene. Io ci aggiungerei una cosa molto importante alla figura che Stefano rappresenta, la mediazione creditizia, che è l'ambito sociale che rappresenta. Cioè, sappiamo benissimo che la casa rappresenta la maggior parte del patrimonio della famiglia media italiana, e aiutare le persone a poter acquistare casa senza andare a rischio, secondo me, ha anche una valenza sociale, non solo E mi economica. aggancio a questo tuo punto proprio perché è un percorso, diciamo che viaggia su due binari, no? Sì. Il primo è quello, diciamo, tecnico legato all'ottenimento del finanziamento, il secondo è un percorso emozionale, perché chi si lega a un percorso con me, che vuol dire iniziare un sentiero per arrivare all'ottenimento del mutuo, per cui all'atto e al rogito, è un percorso, come ripeto, emozionale, perché vivono questa esperienza i nostri clienti, il mio cliente, vivono proprio perché è l'acquisto più importante della loro vita, tanto che il giorno del rogito si sgonfiano, dove a me piace fare anche loro delle foto, magari anche di nascosto durante il rogito, e la sera quando le ricevono Figo, è bellissimo. una cosa che, sì, ripeto, è molto emozionale da parte loro, e io per carattere così mi faccio a volte anche prendere da queste emozioni, no? Perché vuol dire ottenere un risultato molto molto importante. Fantastico, quindi c'è anche questo aspetto che, cioè, è sicuramente fondamentale. Stefano prima parlava di oltre 35 convenzioni. Cosa significa? Stefano è quella figura, quell'anello di congiunzione tra la persona e i soldi che gli servono per comprare casa nel nostro ambito specifico, poi si occupa anche di altre cose, ma di base il mediatore creditizio è quella persona che ricerca il mutuo più corretto per il cliente che si trova davanti, perché Esatto. una leggenda che io ci tengo sempre a sfatare: non c'è il mutuo migliore, cioè c'è la soluzione più adatta a te. Ci sono banche che in questo momento sono portate di più verso un certo tipo di clienti, hanno dei limiti, hanno dei budget, hanno delle convenzioni migliori, e queste fluttuano e variano nel tempo.
Mi perdonino i bancari, ma solitamente la peggior banca a cui rivolgersi, lo dico io così levo il problema a Stefano, è la propria banca, nel senso che talvolta, perché visto che ormai siamo abituati, non andiamo a confrontarci e molte volte accettiamo delle condizioni che possono essere sicuramente migliorabili. Quindi proprio qui mi collego per farti una domanda, cioè sì. Perché vale per le persone la pena di, se non altro, ascoltare te o un tuo collega, parliamo un po' a livello generale, piuttosto che ascoltare solo la propria banca, visto che comunque il primo approccio è completamente gratuito e senza impegno. Perché dovrei investire mezz'ora con te, Stefano? Ma perché? Perché l'hai detto tu prima, no? Avere tante convenzioni significa proprio individuare la giusta soluzione, no? La prima obiezione che mi fanno una volta rotto il ghiaccio con il cliente, no? Che sono le cose più, diciamo, dal punto di vista commerciale le più banali, però di fatto la prima obiezione che mi fanno, ma io il mutuo, c'ho il mio direttore che mi segue, no? E la risposta, chiaramente con i dovuti modi e con il dovuto garbo, dice: sei sicuro che il tuo direttore faccia veramente il tuo interesse? Sicuramente sì, ma io ti metto sul tavolo in questo momento qui, ti metto 35 possibilità, 30-35 possibilità, di cui andremo a individuare la migliore in assoluto, quella che sarà per te. E a volte, e questo è ormai diventato, non dico consuetudine, ma prova riprovata, che non è detto che il tuo direttore faccia la soluzione migliore. Ma questo, come dicevi tu, non per dar scredito chiaramente ai direttori e alle banche, sì. Però ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. Certo. Con noi invece saltano questo tipo di passaggio, no? Tant'è che io una frase che dico sempre con il nostro cliente, con il mio cliente, è: dice, a me non interessa individuare la banca, una banca. Che è ben differente, no? Certo. Cioè non interessa il nome, interessa quella che ci dà il finanziamento, quello che ti porta ad acquistare il tuo sogno. Assolutamente. Qua spezzo anche una lancia fuori di direttori di banca, nel senso che ovviamente sono dipendenti di una banca e seguono delle direttive, prima ci giocavo ovviamente, certo, no? Certo. Quindi Stefano fondamentalmente mette in concorrenza più istituti, più strutture per trovare il mutuo più idoneo e più conveniente in questo momento per la persona che si trova di fronte. Che per noi poi diventa anche fondamentale, perché se parliamo dei direttori, no? Proprio per affrontare il discorso direttori, per noi la relazione con i direttori, con tutti i direttori delle nostre convenzioni, sono fondamentali, perché significa instaurare un rapporto di fiducia, un rapporto anche amichevole, confidenziale, dove si parla la stessa lingua e le pratiche prendono un percorso, certo, molto più agevole, diciamo, non scavalcando quelle che sono le polizze aziendali, no, chiaramente, però almeno per cui anche l'aspetto, diciamo, della mia figura professionale, del mio lavoro, anche per la banca va bene. Non solo con i clienti, ma anche con i direttori. È fondamentale proprio la relazione con i direttori. Benissimo. Ecco, qua un'altra domanda. Perché a un cliente che vuole acquistare casa, ma anche un cliente che vuole vendere per poi acquistare, consiglieresti di affidarsi? Quali sono i benefici per questa persona di affidarsi a un'agenzia immobiliare che al proprio interno ha, come noi, non siamo gli unici, ma ovviamente siamo sicuramente da questo punto di vista quelli che spingono di più, affidarsi a un'agenzia che all'interno ha una figura come la tua di mediazione creditizia? Molto semplice, vuol dire dare un servizio completo, vuol dire togliere dall'imbarazzo un cliente dell'andare in giro, io dico sempre, dalle sette chiese, che siano agenzie immobiliari, perché qui da voi io ho ritrovato figure professionali che si dedicano al cliente e trovano l'immobile, perché sul mercato c'è, per cui quello è un percorso. L'altro è evitare di andare in giro sempre per le sette chiese nelle banche, per cui è un servizio che viaggia in maniera parallela, sia per chi vende, chiaramente, perché sta vendendo e si affida a voi chiaramente per la vendita del loro immobile, ma è nella ricerca e automaticamente, se deve passare attraverso un finanziamento, ecco che c'è la figura. Per cui diventa un servizio importante, e farlo e fare questo tipo di consulenza prima di ogni impegno anche nell'andare nella ricerca dell'immobile, delle cose, è fondamentale proprio per evitare che si possano impegnare delle ore di lavoro vane, perché
mia analisi, l'analisi che fa un mediatore creditizio, è proprio finalizzata ad avere un numero sulla quale l'agente immobiliare si deve concentrare nella ricerca. Bellissimo. Vale per entrambi, il venditore che deve scomprare e chiaramente certo. Perfetto. Allora, prima di salutarci, aggiungo una piccola cosa. Non so se tu lo sai, ma se vuoi acquistare casa, poter fare una proposta con la sicurezza di avere già un mutuo e soprattutto sapere già quanto mutuo posso avere, perché avere mutuo e quanto ne posso avere sono due cose diverse, e anche in che percentuale ne posso avere rispetto al valore dell'immobile, avere questa certezza prima di metterti a fare una proposta d'acquisto ti fa risparmiare dei soldi, e ti spiego perché. Se tu sei un proprietario di casa che vuole vendere e ti trovi di fronte a due proposte di acquisto da parte di due potenziali acquirenti, uno ti dice: ti do 200.000, ma devo condizionare il mio acquisto all'attesa di 2 mesi che la banca mi dica di sì. Un altro ti offre 195.000 senza condizionare, ma non perché ha tutti i soldi, fa anche lui mutuo, ma è sicuro già di averlo. Ti garantisco che il proprietario di casa accetta la seconda proposta, quella da 195.000. Quindi avere già prima fatto uno screening per sapere quanto puoi avere, se puoi avere il mutuo, in che percentuale, ti permette, primo, di essere preferito rispetto agli altri acquirenti che sono sulla piazza. Secondo luogo, risparmiare soldi, perché il proprietario, pur di avere la sicurezza di aver venduto, è disposto a farti un piccolo sconto. Sei d'accordo, Stefano? Assolutamente sì, perché diventa proprio un'arma commerciale di trattativa nella chiusura di una proposta. E mi allaccio proprio anche a questo, proprio perché abbiamo, ci sono degli istituti, ci sono delle banche, che una volta presentata la parte cartacea, no? Per cui la documentazione necessaria per l'ottenimento del finanziamento, ci fanno una predelibera, a volte anche scritta, che dura 6 mesi. Fantastico. Per cui significa che abbiamo tempo, 6 mesi, per cercare casa. Abbiamo fatto tutto il percorso del finanziamento, l'abbiamo già fatto, abbiamo la predelibera o comunque un ok da parte di un direttore di una banca, e poi abbiamo tutto il tempo necessario per concentrarsi sull'immobile, che significa per l'agente immobiliare avere la certezza che oltre non può andare. Certo. Per il cliente avere la possibilità di poter contrattare assieme all'agente immobiliare, chiaramente, che lo segue, la proposta, e per cui anche il prezzo di vendita. Di vendita, perfetto. E terza figura, facciamo contento anche un proprietario di casa che non deve attendere 2 mesi per poi sentirsi dire un no, come purtroppo sento tante volte, esatto, quando ci sono delle compravendite con chi non adotta questa strategia. Bene, quando un venditore comprende questi meccanismi, si trova chiaramente in una botte di ferro, perché sa che è tutelato da un punto di vista immobiliare, da un punto di vista della ricerca dell'immobile. Perfetto. Per cui si trova sicuramente in una situazione di agio. Benissimo. Ottimo. Allora, se avete piacere poi di approfondire, avete bisogno di un supporto dal punto di vista creditizio, Stefano Bernard lo trovate su internet, contatti anche Facebook, certo. Non so se hai qualche riferimento particolare da dare, insomma lo trovate senza nessun problema, se no fate riferimento a me e vi metto in contatto con Stefano, una persona più che disponibile. La cosa bella è che lui non l'ha detto, ma ve lo dico io, nella sua categoria come nella mia, sei più portato a fare l'interesse del cliente, perché tu lavori poi di referenza di altri clienti soddisfatti. Quindi, al di là della banca che deve vendere il suo prodotto, chi fa il mediatore creditizio ha tutto l'interesse di creare clienti soddisfatti, di darti il meglio, perché poi confida che tu gli referenzi altre persone. Quindi Stefano, io sto vivendo adesso tanto di riflesso da referral, per cui da clienti inviati da clienti soddisfatti. Significa che abbiamo lavorato bene. Assolutamente. Bene, ti ringrazio dell'attenzione, ti rimando al prossimo video e ti auguro un buon acquisto e una buona vendita. Ciao, grazie.